Le nostre labbra diminuiscono di volume con l'avanzare dell'età per via dei danni provocati dai raggi solari e numerosi fattori genetici. Così, le iniezioni per gonfiare e aumentare il volume delle labbra sono sempre più frequenti negli Stati Uniti. Grazie, Kylie. Ma esistono delle controindicazioni di questa crescente tendenza? Che cosa succede effettivamente al nostro corpo quando ci iniettano un lip filler? I filler per le labbra sono in genere a base di acido ialuronico, che possiamo considerare l'opzione più sicura che abbiamo a disposizione al giorno d'oggi, poiché l'acido ialuronico si trova naturalmente nella nostra pelle e serve per regolare i nutrienti, gli ormoni e il movimento cellulare. È improbabile che tu possa avere una reazione allergica dopo l'iniezione, ma come funziona? Anche se questo tipo di procedimento varia a seconda della struttura facciale della persona e del risultato che si vuole ottenere, il processo più comune è quello di fissare la zona del vermiglio che si è sgonfiata o abbassare le labbra superiori. Quando si inietta l'acido ialuronico, che è uno zucchero molto polare, si riempiono fisicamente le labbra e tutto ciò attira anche le riserve naturali di acqua e umidità presenti nel corpo per dare un aspetto più pieno. I medici molto probabilmente useranno le iniezioni per correggere l'asimmetria preesistente nelle labbra o per creare un arco di Cupido, un avvallamento del labbro superiore centrale considerato giovanile e desiderabile. Hai paura del lago? Si può utilizzare un anestetico simile a quello impiegato dai dentisti, applicandolo prima o miscelandolo con il filler delle labbra per ridurre il dolore provocato dall'iniezione. Il filler labbra sarà metabolizzato dal corpo dai 4 ai 12 mesi, a seconda del metabolismo e dell'attività fisica della persona. Ma ci sono degli effetti collaterali? Anche con le migliori tecniche a disposizione non mancheranno gonfiore e lividi nei punti di iniezione, che possono durare dai 2 giorni alle 2 settimane. Le complicazioni a breve termine come i grumi potranno essere massaggiate o trattate con ialuronidasi, un enzima che degrada il filler labbra in modo sicuro e rapido. Questo enzima può anche essere iniettato nelle labbra se qualcuno non fosse soddisfatto dei risultati, il che consente un recupero completo degli effetti. A lungo termine si sono verificati anche dei casi di infiammazione, infezioni e reazioni allergiche. Tuttavia sono situazioni estremamente rare, solitamente causate da persone senza licenza che eseguono l'intervento. E il tutto si può curare con medicinali assunti per via orale. L'unico aspetto negativo sarebbe il costo, dai 500 ai 2000 dollari, che dipenderà dalla quantità di iniezioni necessarie. Quindi se sei disposto a mettere i tuoi soldi in bocca, le procedure per aumentare e gonfiare le labbra potrebbero essere sicure e i suoi rischi minimizzati grazie a un lavoro di un professionista certificato. Iscriviti e attiva la campanella per non perderti i prossimi episodi di Scienziati Subito!